Seven Salerno, siamo a Palinuro al ristorante L'Ancora, una splendida location, in compagnia di Carmine Del Greco, che è l'ideatore del Raduno Blues a Marina di Camerota. E quest'anno, naturalmente, ci sarà a settembre un altro importante appuntamento. Perfetto. Tante novità quest'anno, jam session per i nuovi ragazzi che vorranno esprimere la loro capacità musicale, e poi ci vediamo tra un po' a Marina di Camerota dal Jerry, un collaboratore, tante sorprese. Eh sì, perché poi più tardi a Marina di Camerota, Carmine, andremo proprio a parlare, entrare un attimino nel vivo della successiva, della Perfetto, prossima edizione. perfetto. Un attimino, un passo Sì. indietro. Raccontiamo la storia, come nasce Raduno Blues e proprio nasce proprio qui, in questo Sì, locale. nasce in questo locale di Palinuro, ristorante pizzeria L'Ancora, con Angelo De Santis proprietario. Dove parte questa idea di questo blues itinerante, cioè sulle strade, in mezzo alle strade, che oggi, dopo l'edizione dell'anno scorso, è nata una bella situazione anche per portare dei turisti nel periodo non centrale della stagione, ma dislocato in alcuni giorni che praticamente sono fuori stagione. Avremo la collaborazione di Gerardo Cusati, che adesso fra un'oretta troveremo a Marina di Camerota, e là spiegheremo un po' tutta la situazione. Va benissimo. Ci ha raggiunto la proprietaria del locale, Giovanna Ferraro. Contenta naturalmente di Sì, questa, bella, bella questa cosa. di questa idea che comunque è nata qui, l'idea di Carmine Del Greco di Sì. promuovere il territorio attraverso una musica bellissima qual è il blues. Sono contenta di questa bella idea che è nata proprio da qua. Faccio neanche lui insieme a No, magari, ecco, io ho una domandina, se No, vuole la facciamo anche lui. sì, Sì, c'è il duo voice jazz. Io sono di E finalmente siamo arrivati a Marina di Camerota per la seconda tappa, il secondo step di questa bellissima serata. Siamo in compagnia di Gerardo Cusati qui al Negroni Therapy. Gerardo, questo locale è molto naturale, si presta alla socialità e stasera avremo un gruppo jazz importante che darà un po', comunicherà questo calore. Tu hai voluto proprio costruirlo così, questo tuo locale, che proprio per ospitare persone che amano questo genere di musica e che amano la socialità. Sì, in effetti sono anni di esperienze che mi hanno portato poi a realizzare questo locale, che è proprio essenzialmente naturale, come dicevi, dove praticamente la diversità è il bere consapevole, buono, di qualità, e anche la musica, che favorisce appunto l'incontro e le conoscenze tra le persone. È qui che stiamo costruendo questo pubblico che si sta allargando sempre di più nel Cilento, e grazie a questo evento appunto del Raduno Blues che ci sta facendo conoscere anche artisti di rilievo, le cose sembrano prendere una giusta forma. Perché diciamo, a noi non piace tanto il locale fracassone, piace il divertimento quello autentico dove le persone si confrontano. E quindi anche il bere, che magari a volte è speculativo, cioè nel senso che magari altri esercenti ne fanno un uso diverso, noi cerchiamo di far capire cosa stanno bevendo, i colori, le trasparenze, per questo è la terapia, insomma. Quindi bere consapevolmente all'insegna della buona musica. Quindi dicevamo, questi 3 giorni qui nel tuo locale hai avuto come ospiti band importanti di rilievo. Diciamo di sì, conosciuti soprattutto nel Salernitano, in provincia, no? Nel Cilento,
E noi associamo gli eventi poi a delle, diciamo, dei temi, no? Allora il primo evento fu un po' una rievocazione degli anni 20, quando c'è stato il proibizionismo americano sugli alcolici, e quindi abbiamo avuto Angela Bruno, che è una grandissima voce, musica soul, musica nera, insomma, che ha avuto un bel esito. Poi abbiamo avuto a Natale, abbiamo avuto diciamo Pietro Di Bello, abbiamo fatto un Natale d'autore per una musica, diciamo, ricercata, che è stata come una specie di jam session, no? Aperto un po' a tutti, e ci sono stati 4-5 artisti, Datti Beagle, altre persone, insomma, altri cantanti del posto. E stasera invece abbiamo Induo Voice Jazz, che ha fatto tutta un'esperienza importante. Sì, che poi andremo a conoscere. Esatto, di cui la cantante Rossella Cosentina ha una voce strabiliante, nel senso che stasera la sentirete. Ed eccoci qua in compagnia di Rossella Cosentino e di Marco Berti in Duo Voice Jazz, anche di origine un po' cilentana, perché Rossella, lo diciamo, è del Cilento e di Sapri, mentre Marco è di Bologna, quindi una bella, un bel duo davvero. Cosa vuoi sapere? Parliamo un po' di voi, come nascete, okay. Come duo, e da quanto tempo, e in effetti la musica che proponete, okay. Le radici della vostra... Guarda, proposta. Questo duo esiste da tantissimi anni, penso almeno 10 anni, almeno. Avevamo prodotto un CD in casa in un periodo in cui si faceva poca musica, si lavorava. Poi abbiamo fatto un viaggio a Bruxelles e lì abbiamo cominciato a lasciare i demo in giro, questo a Bologna, perché io comunque ho studiato a Bologna e vivo lì da diversi anni. Abbiamo lasciato in giro questi demo nei caffè di Bruxelles ed è cominciato il viaggio musicale, e abbiamo cominciato a suonare quindi lì, e poi non ci siamo fermati più neanche in Italia, abbiamo fatto un sacco di date. E all'estero, dove siamo stati, a Bruxelles, a Berlino, a Monaco, insomma abbiamo girato Napoli, Roma, Sud Italia, Milano. Quindi il vostro è un percorso pieno di input di etnia, anche di folklore, di tradizioni. Sì, unite poi, un po', sì. Le tradizioni dei luoghi dove andate a descrivervi. Sì, e anche quelli del Cilento comunque, perché certo. Comunque eravamo partiti con il jazz, però poi alla fine abbiamo veramente mescolato un sacco di cose. C'era musica latina, c'è sì, qualche brano jazz, ci sono dei brani famosi rivisitati in chiave raffinata, io dico, non più che jazz. E, che cos'altro c'è? C'è della world music, ci sono dei brani originali in inglese, in italiano, ma anche in dialetto, perché ovviamente io sono del Cilento e quindi non posso non... Quindi è singolare questa cosa del, sì, dialetto cilentano. Sì, perché io sono autrice anche, scrivo le canzoni, quindi ovviamente essendo cilentano non è che posso tradire proprio, certo, le mie radici, per cui scrivo anche le canzoni in dialetto e le proponiamo con questa, che è poi una formula particolare, che non è la solita, perché siamo un basso di una voce. Quindi Marco suona questo basso elettrico a 4 corde, e suonando sia la linea di basso che gli accordi, e poi con i piedi il tamburin è una cassa che si è autocostruito, che lui chiama stomping bass. Sì, stomp bass. O kick. Quindi suona due mani e due piedi contemporaneamente. E l'abbiamo chiamata alla fine tip-tapping bass, perché effettivamente è come se Marco ballasse il tip-tap mentre suona. What's he doing there?
almost not aware that then he came my hand. They began to find over there. Grazie a tutti quanti per la presenza, non è caso che siamo qui, nel senso che i Negroni Therapy ormai anni lavori in questo senso, per diciamo, il sano divertimento, per la socialità, per lo stare insieme. Buonasera, noi siamo di Seven Salerno, un sito di informazione territoriale che appunto promuove le belle cose, e promuove il territorio naturalmente della nostra splendida Campania, e noi siamo qui stasera, proprio abbiamo visto questa splendida serata, l'abbiamo ripresa, ma naturalmente vi invitiamo a seguire tutto quello che è Seven Salerno, Seven Salerno.it, pagina Facebook Seven Salerno. Voglio ricordare l'appuntamento per la prossima estate qui alla Marina di Camerota con il Raduno Brass Festival, quindi naturalmente vi aspettiamo. Grazie. Ringraziamo loro per la presenza, grazie a tutti. Quindi questo è il filone, diciamo, blues, che l'anno scorso hanno fatto una prima serata, che è due serate che hanno avuto veramente successo, e quindi l'amministrazione ha voluto riconfermare l'appuntamento, e stiamo lavorando per fare un certo discorso anche all'interno dei locali, dove cerchiamo di educare, tra virgolette, nel bere consapevole contro i locali fracassoni, c'è tutta una linea dietro. Quindi io apprezzo loro perché portano artisti di rilievo, diciamo, da Salerno, stanno facendo un'ottima promozione.